Siamo con Sergio Gatteschi, presidente di Amici della Terra, da sempre impegnato nelle tematiche della difesa dell'ambiente, le politiche energetiche, tranvia, sistemi di trasporto e quant'altro. Adesso stai per assumere un incarico importante per la nuova amministrazione provinciale. Ci puoi dire quale? Divento, diciamo, il referente per l'energia all'interno dello staff del presidente della provincia. E quali obiettivi ti poni in questo tuo nuovo incarico? Sono gli obiettivi che noi avevamo già scritto nel programma elettorale per il ruolo del Presidente della Provincia e per il ruolo della nuova amministrazione provinciale. Sostanzialmente una riduzione dei consumi da parte di tutto il complesso di edifici dell'amministrazione provinciale, che ha tra l'altro l'intero patrimonio delle scuole medie superiori di tutta la provincia di Firenze, e quindi si tratta già solo per questo di un patrimonio assolutamente imponente, più di altri edifici. L'idea è quella di intervenire sul patrimonio dell'ente per costruire un volano anche per le aziende locali, che potrebbero così inserirsi producendo dagli infissi alle valvole termostatiche a sistemi di coibentazione migliori e maggiori, alle pannellature solari o sia termiche che fotovoltaiche. In altre parole, cominciando da noi, e con noi intendo l'ente provincia, no, costruire un modo per far decollare l'economia fiorentina anche finalmente sul settore delle rinnovabili e dell'efficienza dei sistemi energetici. Tu hai scritto un libro, si chiama Buono come il pane, no? Che parla di alcune tematiche, appunto del riciclo, dell'ottimizzazione delle risorse e quant'altro. Alla luce anche del tuo incarico, quindi ottimizzazione delle risorse, politiche energetiche, in un momento di crisi come quello attuale, pensi ci sia ancora o ci sarà o comunque deve essere insegnato a capire cosa c'è adesso di pane, diciamo, cosa c'è da ottimizzare e da razionalizzare? Pensi ci sia da lavorare su questo? Io penso che sia la sfida della società occidentale e prima di tutto della società europea. L'Italia più di ogni altro è il paese che ha necessità di intraprendere questa strada. Noi non abbiamo materie prime praticamente. Noi non abbiamo risorse energetiche nostre di quelle non rinnovabili. L'unica cosa che noi abbiamo sono il vento, il sole, il mare, che sono belle cose da un punto di vista poetico, ma se non si sfruttano anche per le nostre cose energetiche, noi saremo dipendenti da paesi politicamente instabili e in ogni caso entreremo indifesi in un mercato internazionale che ormai è governato da altre potenze, nemmeno da quelle europee. Tra la Cina, l'India e gli Stati Uniti faranno i prezzi e si approvvigioneranno come vorranno, quindi o noi siamo capaci di fare quello che noi facciamo con meno, utilizzando meno risorse, oppure saremo ridotti a una provincia dell'impero e quindi diventeremo politicamente più deboli e economicamente molto più poveri. C'è uno slogan che dice praticamente inceneritori, trasporti, sì, fatelo ma non nel mio giardino, no? Not in my backyard. Certo. Allora, tu come pensi possa essere combattuta questa logica per far capire quello che va fatto e come va fatto alle persone che si trincerano dietro questo slogan? Io penso che noi dobbiamo costruire, per carità, contribuire a costruire, fare la nostra parte, perché tutti noi qui dentro ci sentiamo parte di una collettività. Ognuno di noi porta un peso, ognuno di noi ha un lavoro, ognuno di noi ha un ruolo. In questo ruolo c'è anche un'assunzione di responsabilità. Io sto a Rifredi, cioè comincio da me, io sto a Rifredi, ho gli aerei che mi passano sulla testa, ho l'autostrada a due passi, sono cose che fanno parte, diciamo, degli inconvenienti di un sistema che da altri lati ha grandissimi pregi. Quindi bilanciare i pregi e i difetti del nostro sistema significa assumersi la responsabilità anche di impianti che in sé potrebbero essere poco simpatici. All'inizio di un mandato così importante ti sei posto, ti immagini uno scenario di quello che potrà essere, che ti auguri che possa essere la realtà che lascerai, diciamo, che quantomeno contribuirai a creare in questi 5 anni? Cosa ti aspetti, qual è il tuo sogno, diciamo, di veder realizzato? È una filosofia, numeri. Io voglio che d'ora in avanti chi assume, a cominciare da me, chi assume una carica politica dica: ho cominciato spendendo 100, ho finito mio mandato spendendo 90 di consumi energetici. Inquinavo per 100, alla fine del mio mandato inquinavo per 95, 98, ma non 105.
perché alla fine poi tutti i discorsi sono delle cose anche interessanti, a me piacciono, però vorrei che si prendesse un piglio concreto. Non importa essere esterofili, un piglio concreto. Te cominci con un dato e devi finire con un dato migliore di quello con cui hai cominciato. Volendo potrebbe essere la parabola dei tre talenti, giusto? Se io ti do un talento e te me ne rendi uno, se ti do un talento e l'hai sprecato è ancora peggio. Se ti do un talento alla fine tu me ne dai uno e mezzo, uno e dieci, non me ne rendi uno. Questo credo che sia una cosa forse evangelica, anzi sicuramente evangelica, però io ci credo, insomma.